Questa è la sponda. Questa dietro di noi col velo è la sponda. Ed eccoci a Palm Springs. Cioè, gli abbiamo fatto capire che dovevamo dormire qua e lui ci ha portato in casa sua. Ci avrebbe ospitati. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, guarda quello lì, anche quello lì. Sto facendo stretching tibetani. Siamo al sole. Siamo al sole, siamo qua all'Étoile du Désert. E effettivamente siamo abbastanza in mezzo al deserto. Noi abbiamo dormito qui sotto praticamente. E adesso colazione e poi facciamo un bel tour nel deserto. Nel deserto, nei dintorni. Sì. Ah, qui sono tutti qua alla fine, hanno dormito sì, tutti qua i ragazzi della festa. Ragazzi, che strano vederne un. Ecco, ah, guarda, mezzo. Questo è il nostro in mezzo. Bello. Bello. Colazia? Ma che carino. Ecco, questa è la nostra stanza. Ma avete chiuso o è aperto? Sì, vabbè, adesso è un disastro, però. Il bagno. Salutate. E la colazia. Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Ah, c'è anche succhino d'arancia, panino, uvetto, vai di mossa. Dai. Veloce, farne una. Dai, dai, dai. Una alla volta, vai. Ole. No. È questa la spasso mobile. La spasso mobile. Tac. Chiaramente la. Siamo pronti? Ha tutto qua. Vieni. Couscous. Ciao. Ciao. Ma dove siamo finiti? Dromedari. Niente ragazzi, abbiamo trovato anche la sorgente naturale. Sta mutando che. Avete idea che adesso faremo il bagnetto nel deserto. Gli antichi granai? Ma lo usano, non ho capito se lo usano ancora o no. Adesso si sfonda, vuoi che? Ah, di non andarci sopra. Granai. I campi di orzo. Che utilizzano i nomadi. Quindi coltivano e poi stivano l'orzo qui dentro. Queste strutture. C'è dentro il ghise, signori, dobbiamo aspettare. Eccomi qua. Guardalo. Ci dà il permesso di entrare? Benvenuto. Di casa, di casa. Ah beh sì, c'è anche il cuscino, raga. Pennica? Una scarpa? C'è tutto l'occorrente, direi. Quello laggiù è il cimitero. Stavo esplorando qui le casette, pensavo fossero tutti granai aperti, invece questa sembra proprio una casa, ovviamente utilizzata solo quando vengono qua per il
per coltivare, però c'è il teino e qui dentro ci sono proprio anche gli attrezzi per coltivare. Vedo una zappa, poi non vedo molto perché con gli occhiali da sole non si vede, però aspetta che entriamo in un granaio, che questo è aperto. Spettacolare, ragazzi. Tutto paglia e legno. E la struttura ovviamente è in pietra e fango. Vediamo se ne troviamo uno pieno. Eccolo. Questo con la porta chiusa è pieno. Vediamo se riesco a infilare la mano. Ah sì, di brutto. Sì sì, questo è pieno. Eccoci al cimitero. Grigliatina nel deserto? Quindi stiamo sfruttando le case dei nomadi. Sei anche tu un po' nomade. Sono per tutti, ha detto. Alla façon de nomad. Super. Simple. Grigliatina. Siamo arrivati alle dune di sabbia. Bellissimo. Là ci sono dei cani che ci stanno minacciando perché là c'è la loro preda. Mi pare di capire. Si vede poco, ma quello credo sia una mucca. Verso la duna e oltre. Siamo qua per Ulghe. Festeggiare il nostro amico Bundi che si è sposato. Si è appena sposato, quindi un addio al celibato in Marocco. In ritardo perché il matrimonio c'è già stato, come avete già tra l'altro già visto nei video precedenti del Kuwait, ma siamo un po' così. Tra l'altro abbiamo appena scoperto, o meglio ieri abbiamo scoperto, che ci conosciamo da 30 anni. 30 anni che ci conosciamo. Quindi direi che è un bel modo di festeggiare questa. Ora qua, per finire, pitture rupestri di 6.000 anni, sempre qua nel deserto. Scusa, è un cavallo con su un arciere, non ho capito. Anche lì, su quella roccia lì. Sì, sono un po' ovunque. Da notare che stanno aprendo il museo solo per noi e questo povero signore era al matrimonio, è venuto solo per noi ad aprirci la porta con questo chiavone gigante medievale. Allora, tutti i nostri amici del matrimonio adesso sono tornati a farci visita qui al museo e quindi siamo tutti dentro al museo. Ci sono un sacco di utensili dell'ultimo secolo, degli ultimi tre secoli, più qualcosa di un po' più recente come questa uniforme spagnola. E questo era tutto un territorio spagnolo. Questi servivano per addobbare i cammelli. Quando vai in giro ci addobbi i cammelli con questi. Come ci siamo finiti qui dentro non lo so, o meglio lo so, ieri ce l'hanno detto i ragazzi del matrimonio che c'era un museo, abbiamo detto perché non vederlo. Quando mai ti ricapita di arrivare nel sud del Marocco con un museo dedicato ai nomadi, alle carovane? Ecco, tipo questo qui è un resto di... è una mandibola di uno squalo trovata nel Sahara. Capiamo. Siamo appena tornati dal deserto. Ma siamo un po' brasati. Sì, ma un po' sfatti, sì. Non capire se andare a Agadir, Tiznit, fermarci prima. Oppure stare qua? No, star qui, poi domani abbiamo 6 ore di macchina. Ci siamo, ragazzi. Abbiamo il piano. Un piano infallibile per fallire. Il piano è il mio piano. Va bene. Tocca abbandonare i ragazzi del matrimonio. Ci avevano invitato a cena, tra parentesi, dice Bandi. Mangiare cosa? Restiamo qui una settimana. Amico di Fra. Tra l'altro abbiamo appena anche chiuso una mezza trattativa, per cui ho dato le foto a
al nostro amico. Le trattative dovresti guadagnare qualcosa. Sì, hello. Olli. Hello. Il nostro amico. Fatto? Ti ha chiesto le foto e gliele hai date. Sì. È una trattativa. È una trattativa. Sono stato gentile, allora. Mettiamola così. Sono stato gentile. Gli ho caricato tutte le foto che lui permetterà su Buchi. Ci siamo divertiti oggi. Bello, gran bello, giornata. Bello. Vabbè, nel mentre decidiamo cosa fare, ci godiamo questo tramonto. Sunset lover epico. È fallito il berbero. Stavo cercando una casetta berbera. E forse è colpa nostra perché abbiamo prenotato l'hotel alle 11 mentre cenavamo, tipo, e quindi forse è un pochino tardi per prenotarlo. Però ci siamo salvati in questo motel. Andiamo, Anna? Basta. Nonna, ci vediamo domani. Quindi promessa, quando verrò a fare anche la maratona di Marrakesh. Buona, buona. Buona, buona. Buona che c'è un po' di vitamina C. Brucia. Va bene. Per fare i pixinix. So,